farsi avvolgere, quindi a quel punto ho proprio sentito la musica, le parole che avvolgevano il corpo e l'energia e la stanza. Il primo album che ascolto in vita mia. Ho sentito delle cose diverse. Cioè, mi sono sdraiato e dopo 2 secondi mi sono alzato. Non ho capito. Una di queste, durante il lavoro sugli antenati, è stata quella di vedere una parte della mia famiglia che era lì, ma soprattutto c'era davanti, c'era uno, c'era mio papà che mi stava, era lui che era lì, il comunicatore, il messaggero, e lì c'è tutta una chiacchierata. E l'immagine era una cascata costante, una cascata, una fontana, ecco, non una cascata. Una fontana che usciva da qui, che usciva da questa fontana. È successa una cosa molto interessante, durante i suoi quadri tonali, era come se dei 4 lati mi tirassero la testa, una parte, e il vuoto che rimaneva nel centro generava una fontana continua che usciva un po' da tutte le parti. Questa è la sensazione fisica, forse, per come mi è venuto a descriverla. Allora, tutto il lavoro in realtà è iniziato nella meditazione precedente, perché a un certo punto, soprattutto quando è passata Miranda, ha fatto un soffio, ho visto proprio, cioè mi è apparsa proprio un'immagine, infatti abbastanza inquietante, di tanti occhi che mi guardavano così, perché cioè, mi sono proprio sciolta, a parte sentivo delle voci che mi dicevano ma tu sei l'amore, perché ti preoccupi così? E quindi mi sono molto sciolta e ho sentito proprio la differenza tra quando vivo normalmente e durante questo momento qua ero proprio, cioè era tutto liquido, non c'era più niente di... Sì, e poi a un certo punto ho chiesto agli anni, ho detto ma siete felici adesso? Ho detto sì, poi io lo sono, ho detto sì, siamo contenti che tu sei felice. Ho avuto la sensazione per un po' veramente di uscire dal corpo. Ho sentito proprio fisicamente delle pressioni alla pancia, forte, poi qua, in gola, così, e poi proprio una liberazione, una leggerezza pazzesca. No, l'ho ascoltato l'anno scorso e avevo avuto anche l'anno scorso qualcosa, l'ho sentito, quest'anno è stato 100 volte di più. Nel momento in cui la voce di Anna Maria suggeriva di amare se stessi, di accettarsi, ho proprio sentito un'espansione del cuore e ho sentito come inglobare l'energia di voi tutti e ho come visualizzato una grande sfera di luce. È stato bellissimo. Mi sono sentita incarnare dal mio destino, è proprio come il congiungimento di una parte mancante e condividere questo senso di pace. Io continuo a ringraziare, visto che siamo arrivati ieri, l'altro ieri, però continuo a ringraziare per questo benessere che io sto provando in questi giorni. La cosa molto bella, mi sono liberato di un grosso senso di colpa, ho proprio sentito che se ne andava e ho smesso di idealizzare mia mamma come perfetta, insomma, l'ho proprio vista sotto altri occhi, cioè in un altro modo. Ho tolta questi sensi di colpa nei suoi confronti, per me è un miracolo. Ricordo un flusso dorato che andava su e giù per il corpo, quindi mi circolava. È stata una sensazione unica. Quindi volevo un parere proprio da una persona non abituata a queste cose. Le sensazioni fisiche più forti le ho sentite prima quando abbiamo fatto la meditazione sugli ali. Mi ricordo qualche immagine. Prima sembrava una sorta di giostra con tante luci e poi una cosa del tipo delle luci che a volte venivano da questa, una cosa bianca che non si vedeva dentro dei volti che si affacciavano. L'attivazione DNA, io vi posso dire, è la terza volta che la faccio e la prima volta mi sono accorta che ero completamente in accettazione di quello che arrivava e che da altre volte avevo comunque delle resistenze. Non... È stato bello perché mi sono arrivate delle immagini legate a mio padre e alla sua famiglia, alla famiglia di mia madre, che cioè, mi sono arrivate e si sono un po' come dissolte. Cioè, era come se una storia si interrompesse e le immagini si volassero via. Questo mi ha accompagnato una sensazione molto di liberazione proprio. È stata la fiamma, era come se io fossi in quella fiamma.
mi sono sentita proprio, tremavo tutta, mi sono sentita come alzare le mani, cioè avevo le mani sollevate come se qualcuno le stesse tenendo sollevate e non riuscivo a smettere questo tremore. Mi sono sentita liberata senza aver faticato. Ho visualizzato molto bene questa luce bianca che ha iniziato dalla chakra della corona fino al primo chakra. Poi verso la fine invece ho visto un tunnel molto lungo con una luce immensa con qualche colombra. E questo non sarei più uscita di lì. È stato l'infinito a sperimentare questo tunnel. Durante la prima meditazione già ero partito con una vibrazione incredibile. Poi a terra un po' dormivo e un po' sentivo tutto quello che succedeva, però alla fine è diventato un po' fuoco, apriva e fluiva sempre di più energia, quindi alla fine era una cosa di fuoco. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a te, grazie a te, grazie. Sì, grazie. Grazie a te, grazie. Grazie. Benissimo, grazie Luisa. Grazie. Grazie, grazie perché mi avete ascoltato.